verificando veramente delle cose spiacevoli e l'angoscia è tanta. Si cerca di non lasciare la casa, insomma, diventa tutto molto sullo schiavizzato. Ancora un assalto in villa nella provincia di Arezzo. Una banda di malviventi ha devastato una villa, portato via quanto poteva e picchiato selvaggiamente un cane. È successo a Sant'Andrea Pigli, frazione alle porte di Arezzo. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nel pomeriggio. I malviventi avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per fare irruzione nella villetta. Hanno spaccato i mobili, messo tutto sottosopra e danneggiato gli infissi. Resta ancora da quantificare il bottino. La villetta negli anni precedenti era già stata teatro di episodi simili. Per ora sono stato fortunato, voglio dire, i problemi non li ho avuti, però insomma, attenzione c'è un po', indubbiamente. Questo è il dubbio, perché si sente dire che insomma succedono queste cose in zona. La banda infine avrebbe anche aggredito brutalmente il cane della famiglia che si trovava nel recinto dietro la casa che molto probabilmente, fiutando la presenza di estranei, ha iniziato ad abbaiare. I padroni lo hanno infatti trovato accucciato nel recinto. L'atmosfera è quella che è. Insomma, vengono anche a proporci continuamente la sorveglianza. Non si arresta dunque la scia di furti messi a segno nella provincia di Arezzo. Alcuni ladri infatti sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì anche a Montagnano, nel comune di Monte San Savino. Nelle loro mire l'abitazione del presidente di Estra, Francesco Macri. In questo caso i malviventi sono passati dal cancello sul retro. Prima hanno tentato di entrare in casa ma poi si sono arresi, ripiegando così sull'auto che è stata totalmente saccheggiata all'interno.